nato a Lisbona, ho impensato 2 anni e una settimana fa un cammino in nome della pace nel mondo, in Finisterra, vicino a Santiago, con l'obiettivo di arrivare alla città internazionale della pace, si chiama Gerusalemme. Bruno Dias, 36 anni, è partito a piedi dal Portogallo il 10 marzo 2017 per raggiungere Gerusalemme con l'obiettivo di diffondere il suo messaggio di pace. Ad accompagnarlo in questa impresa solo l'asinella Salam. Il suo transito da Bari in direzione Brindisi, dove prendere il traghetto per l'Albania, non è passato inosservato. Curiosità, ammirazione, ma anche in alcuni casi scetticismo, sono le reazioni che Bruno e Salam hanno suscitato nella gente. A tutti quanti auguro coraggio, aprite gli occhi, aprite il cuore, esiste un mondo che bisogniamo di salvare adesso e mai più. E potete tutto fare un piccolino che magari sarà grande. Grazie mille a tutti. Lo stupore non è mancato neppure a Palazzo di Città, dove il viaggiatore è stato ricevuto dall'assessore al welfare Francesca Bottalico. Attraversare il mondo e portare, diciamo, attraversare le strade con la semplicità, con nulla, e portare un messaggio sincero e onesto e vero, come quello che ci siamo detti in strada, credo che sia il modo più bello anche di fare politica di strada, come mi piace dire, con il proprio essere, la propria semplicità e specialmente con un messaggio forte al mondo. Stretta di mano a Bruno anche dal sindaco del capoluogo pugliese, Antonio De Caro. Una stretta di mano. Piacere mio. Forse l'avrai visto sì, in giro. Sì, ho visto in giro questi giorni, sia in televisione che sul giornale. Ha venuto qua a fare il mio testimonio del mio cammino. L'ho visto mentre entrava. E dire riuscito. Grazie all'ospitalità di questa meravigliosa città. Sì. Perché ha detto che in pochi comuni li hanno aperto subito. Grazie. Noi ci siamo addirittura incontrati. Grazie a te per quello che fai e per la sensibilizzazione su queste cose. Grazie mille. Anche buona giornata. Grazie mille a voi, sicuro che non avrete una missione difficile al mondo. Sì. Avrete una missione non facile. È un non cammino facile. Anche questo, non è lungo come immagino. È un cammino come perché anche questo. Perché alla fine questo. Io affronto sì. Lo stesso mondo che tutti quanti, sì. Faccio lo stesso cammino che tutti quanti, che si chiama vita. E voi facete qualche cosa in nome del prossimo, anche io. Siamo a fare lo stesso alla fine. Grazie mille. Ciao, buona fortuna. Ciao, cammino. Prima di ripartire, Bruno ha regalato alla città un papiro con il suo messaggio di pace con tanto di dedica. Alla bella città di Bari, grazie del cuore. Mi sono in pace in mondo. La strada è ancora lunga, 4.100 km in tutto, ma prima di incamminarsi un desiderio, passare dalla Basilica di San Nicola. Non c'è più grande felicità. Ciao! Come si chiama? Salam. Salam. Sì. Al ritmo del cuore. Tu.